Cioè, te vai a trovare il gol del pareggio contro il Ludogorets, squadra bulgara, e lo risubisci un minuto, due minuti dopo. Siamo imbarazzanti e non riesco a sfogarmi perché sennò lo dovrei fare da qui a fine anno, perché è una Roma che fa cagare, gioca male, e che non trova neanche risultati, che non porta risultati a casa. Perdiamo il primo match della fase a gironi d'Europa League contro il Ludogorets e abbiamo da affrontare due volte Real Betis. Sto girone lo sai come lo passiamo? Per il rotto della coppia se lo passiamo. E arrivare secondi sarebbe una figuraccia e in più non passi neanche direttamente. Siamo imbarazzanti, vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi. A te che gestisci la squadra, Mourinho, ti devi vergognare perché non ce la faccio più a vedere una Roma del genere. E a chi gioca in campo? E a chi gioca in campo, perché Cristante, se lo rinnovano ancora, che già c'ha un contratto dei 100 anni, ma come si fa? Ma come si fa? Oh, ma come si fa? Ma che politica è? Cristante e Matic non li voglio più vedere insieme, non li voglio più vedere. L'unico che ha dato lucidità quando è entrato è stato Camarà, perché per il resto siamo imbarazzanti, a calcio centrocampo abbiamo perso contro il Ludogorets. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Nel primo quarto d'ora una Roma imbarazzante, che non fa nulla, manchiamo a livello di pressing, di cattiveria, di gioco, non abbiamo fatto letteralmente un cazzo, niente, niente di niente, Poi ci riprendiamo con intensità in più nella seconda parte del primo tempo, ma ci mancherebbe ragazzi, Perché se no veramente stavi proprio inguagliato e non è possibile fare una cosa del genere. Qualche conclusione di Dybala, di Belotti, che almeno cioè oggi ci ha provato. Ha giocato la sua prima partita praticamente da titolare e almeno ci ha messo la tigna, qualche sponda aerea, è l'unico che ha lottato. Ma ragazzi non si può vedere una Roma del genere, io mi sto schifando e non ce la faccio più. Oggi mi diverto a vedere la Lazio perché è la squadra che gioca bene. Ma non perché, cioè io quanto vorrei sfottere la Lazio, ma io oggi non posso fare un video sfottò se perdono col Feyenoord dopo che la Roma fa ste figuracce clamorose. Una roba imbarazzante, siamo imbarazzanti. Poi, cioè quando siamo, almeno quando siamo, quando abbiamo incrementato il pressing, quando siamo saliti di intensità, non abbiamo fatto praticamente nulla se non che il palo di testa di Mancini. E sempre situazioni di corner, perché la Roma non sa sviluppare il gioco ed è un dato di fatto. Io non ce la faccio più a vedere critiche a chi critica lo stesso Mourinho. Io non sto dicendo che se ne deve andare, ma sto quasi su quel filo, perché non ce la faccio più a vedere una Roma del genere, perché già non giochi male, almeno portavi risultati nelle prime giornate, ora niente, seconda sconfitta consecutiva, prima in campionato, poi in Europa League, e allora così vuol dire che qualcosa non sta andando, o più di qualcosa, perché se una Roma così non riesce a vincere con il Ludogorets, quando i giocatori prendono degli stipendi clamorosi, perché ragazzi parliamoci chiaro, te non ti puoi presentare in questa maniera contro il Ludogorets, ragazzi, ma sapete quanto prendono effettivamente i nostri giocatori in campo, più l'allenatore, Mourinho è il secondo allenatore più pagato della Serie A, io non ci sto a credere che perdi con il Ludogorets, non ci posso credere, 0 punti. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma voi vi dovete vergognare, ma ce l'avete almeno un briciolo di dignità? I 600 tifosi romanisti andati lì, in Bulgaria a seguire sto scempio, vi dovete solo che vergognare, vi dovete solo che vergognare, siete imbarazzanti. Una manica de pippe, Matic e Cristante, ma che cosa cazzo state facendo da inizio anno? Ma che cosa state facendo? Una coppia imbarazzante, ma Mourinho, io capisco che è appena arrivato Camarà, con tutto il bene del mondo, ma lo metti in campo, tanto non può far peggio, quando è entrato ha fatto vedere che almeno è dinamico, la sa girare velocemente, ma dice Cristante un obbrobrio, imbarazzanti da vedere, e non si può andare avanti così, non si può andare avanti così, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, Dybala qualche conclusione, Pellegrini anche, ma ragazzi è la brutta copia dello scorso anno, io spero che si riprendano, lo stesso Spinazzola poi subentrato a Zaleski ha fatto malissimo, cioè ma di che cosa stiamo parlando, come sempre tra l'altro Spinazzola, poi Pellegrini si divora il gol dell'1-0 perché poi inizio secondo tempo c'è sto pallonetto sulla palla deliziosa di Dybala che almeno lui splende, lui prova a dimostrare quello che è tecnicamente, lo fa.
gli altri non sono proprio in condizione, non sono concentrati, non sanno giocare a calcio perché c'è un allenatore che non ci sta portando nulla sotto questo punto di vista. Ma io non ho visto neanche cattiveria, non ho visto neanche spirito. Quindi di che cosa stiamo parlando? Una Roma che non ha un'identità, ma di nulla, non solo di gioco, Cioè, io vedo tanti problemi in questa squadra, sia nell'unione dei reparti, sia nel gioco, perché appunto l'allenatore è proprio così fissato con questa squadra, e sia nel calciomercato, perché ok che hai preso Dybala, va bene, ma hai preso Wijnaldum, che è un'assenza troppo importante, ma te dovevi rinforzarti negli altri reparti. Pure la difesa, ragazzi, Mancini ha sofferto, ragazzi, io dovevo prendere il nome Despotov abbiamo sofferto su quella Despotov abbiamo sofferto, per farvi capire. Quindi io non ce la posso fare. Poi segna Cauli al 71esimo, lui prende palla, parte tutto il campo, Cristante una bambola, imbarazzante, fermo sul posto, lasciato lì, Matic che è lento come, io non lo so, sembra che gli sparano e poi non riesce a camminare, Mancini se ne va, non so dove va, perché se ne va tutto a sinistra, a non fare una minchia perché non c'è nessuno, quello lì calcia facilmente, Svilar, l'unico santo che oggi comunque ci ha salvati perché comunque qualche intervento l'ha fatto, bravo nelle uscite, a me mi ha convinto Svilar, perché i gol non sono mica per colpa sua, è la squadra che è veramente imbarazzante, non tanto il portiere, cioè quindi di che cosa stiamo parlando, e tra l'altro Culì dopo 2 minuti rischia di fare addirittura un altro gol, quindi io non ce la faccio più, Non ce la faccio più, cazzo. Non ce la faccio più, Voi vi dovete far vedere. Vi dovete far vedere, Ciao. Forza Roma. Forza Roma, ma Mourinho mi è stancato, Ciao.